Ed ora dal Teatro Cortese in Napoli. Sentirai tutti gli occhi addosso a te. Sensazione più magica non c'è. Questo è il teatro. Ricerca di un'identità. Strano equilibrio tra dubbio e razionalità. Espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione, con grande slancio ed ironia. E dal palcoscenico qui del Teatro Cortese in Napoli un altro appuntamento oggi con una dolce signora, con Erminia Sticchi, che è la direttrice, il direttore artistico della compagnia Scaramacai. Grazie Erminia di essere qua. Buonasera. Che sarà, è in cartellone con un suo spettacolo, poi lo diremo dopo. Allora, questa compagnia come nasce, Erminia? E quando? Bene. Bene, dunque grazie per questo benvenuto. Sono Erminia Sticchi, come anticipavamo, il direttore artistico di Scaramacai Art Factory, che è una compagnia per la diffusione delle arti nata nel 2007 e quindi ormai proprio qualche giorno fa abbiamo festeggiato i 13 anni di attività, e nasce dall'esigenza di rendersi utili attraverso il proprio lavoro, fondamentalmente. Perché io vengo da una storia estera, finché poi a un certo punto ho pensato, mi sono applicata a trovare il significato del mio lavoro attraverso un aspetto sociale. Bene. E quindi poi a un certo punto ho detto, perché non farlo per la mia città, che è una città tanto difficile, insomma, e tanto problematica, ma che offre degli spunti infiniti per chi come me, insomma, ne fa della creatività un mestiere. E da lì è nata l'idea di aprire un centro di danza nelle zone più disagiate di Napoli, dell'epoca, anche di oggi, ma all'epoca, insomma, ahimè, era tristemente agli onori della cronaca, che era Scampia. E quindi io aprii una scuola di danza prettamente classica nel quartiere proprio più tremendo di Scampia. Il risultato ne fu che attraverso l'arte tutti quei ragazzi che altrimenti erano per la strada ed erano magari insomma assoldati dalla camorra, ma per una questione di noia, di mancanza di attività da fare, certo, nel giro di un anno sono poi cambiati completamente. Qui e sei stata un'antesignana, se poi pensiamo. Assolutamente sì. E quello che hanno fatto altri, tu sei stata la prima a capire il mezzo che avevi alle mani. Sì, Saviano mi scrisse una lettera e mi ringraziò per quello che facevo, prima ancora di pubblicare Gomorra. E da lì nacque la mia compagnia e nacque uno spettacolo che si chiamava Santa Scampia, proprio che raccontava il miracolo che si faceva, insomma, a Scampia attraverso l'arte. E dopo un anno eravamo a Parigi, al Teatro L'Erlag di Parigi, il teatro di Victor Hugo, e oggi questi ragazzi sono attori, cantanti, tecnici, insomma, e da lì è nata tutta la nostra meravigliosa storia a Scaramacai. È un orgoglio quindi intervistarti e grazie sapere un mille. po' di te, parliamo, tu hai detto la tua esperienza nasce all'estero, ecco, adesso lasciamo un attimo Scaramacai e parliamo di Erminia. Tu come hai cominciato? Io ho cominciato perché fondamentalmente creavo dei balletti e non sapevo il perché. quando l'arte ti chiama, insomma, dalla nascita, perché era lungi da me il pensiero di diventare danzatore e coreografo. Infatti ho cominciato paradossalmente un po' tardino la danza, insomma, intorno ai 9-10 anni, e andai a vedere uno spettacolo di danza, e la cosa che mi affascinò non fu tanto l'aspetto, diciamo, artistico di quest'arte, ma quanto la capacità dei danzatori di ricordare tutti quei passi a memoria. E quindi la mia mente, che era fondamentalmente matematica, cominciò a porsi delle domande e a chiedersi come faceva un corpo a muoversi così coordinato per tanto tempo, insomma. E quindi poi sono entrata in una delle migliori scuole di danza, che è l'Accademia di Marafusco, e da lì è nato il mio percorso. Ero evidentemente tagliata per la danza e quindi poi ho fatto il mio percorso a Napoli, poi ho vinto una borsa di studio per la London Contemporary Dance School. E poi, insomma, e queste sono le perle che noi abbiamo e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Arriviamo alla compagnia, perché poi Scaramacai questo nome?
Caramacai è in realtà il primo pagliaccio italiano che andava in televisione prima ancora di Con la Sbirulino. Mondaini. Prima della Ah, prima della Mondaini Mondaini. c'era lo Scaramacai, il signor Scaramacai. Io ho internazionalizzato il nome perché noi fondamentalmente lavoriamo sì in Italia ma anche parecchio all'estero e ho deciso di dargli un nome circense perché noi siamo come un tendone da circo, cioè dove tutti aiutano tutti, dove il problema di uno è un problema di tutti e dove come una carovana andiamo avanti cercando attraverso l'arte di portare avanti dei messaggi socialmente utili. E sono convinta che ci sei riuscita e ci riesci ancora. Grazie. Vediamo un po', tu hai parlato anche di dove vi esibite in genere, in quali spettacoli siete stati? Noi siamo stati insomma in campagna dappertutto fondamentalmente, veramente dappertutto. Siamo reduci dalla cantata dei pastori col maestro Peppe Barra che c'è stata insomma adesso a Napoli al Politeama, poi siamo stati un po' in giro in tournée, in quanto io mi occupo anche insomma di spettacoli un po' più ludici insomma fondamentalmente, però utilizziamo in campagna, siamo stati orientativamente veramente in tutti i teatri, per lo più lavoriamo in Campania, in Umbria, in Molise, nel Lazio, ma siamo stati anche a Praga, siamo stati in Francia, siamo stati in Giordania, in Cile. Mamma mia, senti Ermina, e i componenti della tua compagnia, ecco, chi sono i protagonisti di questa compagnia? Allora, io ho uno zoccolo duro che sono i miei meravigliosi danzatori, che io dico Scaramacai è una filosofia, io non amo i mercenari dell'arte, io amo persone che sono con me e insieme a me fanno un percorso che duri nel tempo, perché sai, quando si tratta di argomenti così difficili come la violenza sulle donne o come l'immigrazione o come le periferie dimenticate, insomma, è chiaro che è molto sottile il percorso da fare, Quindi è insomma. importante che chi, l'attore, l'artista, insomma, si senta coinvolto È emotivamente, insomma. fondamentale che ci creda e quindi per me il teatro danza che noi facciamo, in realtà io amo dire che metto i fiocchetti alla realtà. Io faccio un teatro vero. E trasporto la realtà a teatro affinché i giovani possano in qualche modo immedesimarsi in quello che è il problema e empatizzarlo per poi Certo, in è una qualche via di modo risolverlo. comunicazione più accessibile per loro. A proposito di giovani, anche per le scuole, tu hai qualche progetto, collabori con delle Sì, scuole? assolutamente. Io collaboro con tante scuole di danza, ma anche con scuole proprio insieme al provveditorato e collaboro anche con Save the Children perché profondamente credo nel potere terapeutico della danza e dell'arte, ma lavoro anche con psicologi, con dottori che chiaramente negli anni hanno capito che attraverso la comunicazione fisica, corporea, si può, diciamo, rompere un muro. Chiaro, chiaro. E quindi è da lì che bisognerebbe partire. Noi in tutti questi anni abbiamo pensato ad alimentare l'intelletto dimenticandoci dell'istintualità del corpo, che in effetti è la Era la prima prima cosa. forma di, mi leggi le Esattamente. parole a bocca, la prima Bravissima. forma di comunicazione, è Bravissima. la comunicazione del bambino con la mamma e così via. Comunque adesso vorrei arrivare prima di arrivare a questo, i tuoi progetti futuri, parliamo poi dello spettacolo che farei qua. Parliamo prima dello spettacolo, quando ci sarai qui, con quale spettacolo poi? Allora, io sono molto contenta di essere in questo teatro con il quale stiamo cominciando una collaborazione, quindi Qui sarà periodica la tua sì, noi dal collaborazione. mese di marzo saremo qui, sicuramente insomma, presenti durante tutto il mese, insomma, in qualche misura o una volta settimanalmente. E noi adesso il 15 febbraio porteremo in scena in questo teatro, perché mi piace inaugurarlo e perché è veramente fatto apposta per questo spettacolo, uno spettacolo tratto dal capolavoro di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani. È il primo giallo in danza in assoluto che si fa in Europa. Non abbiamo mai pensato, insomma, non si è mai pensato di trattare un thriller attraverso semplicemente il Veramente, corpo. ecco, ascolta E con. quindi il 15 febbraio alle 21 avremo Delittanza e non rimase nessuno con Scaramacai che vedrà in scena 10 danzatori, appunto, che con grande impatto emotivo e visivo vi faranno vivere una suspense veramente in 3D. Senza voci fuori campo, sarà solo danza?
E io invito a vederlo questo Certo, spettacolo, ci saremo, di assolutamente. non anticipare Allora, niente, non lasciamo. anticipo niente, anche se io sono per la globalizzazione propositiva, amo dire, cioè nel senso per me tutto è teatro e tutto è Tutto insieme, comunicazione. Noi certo. siamo nati, siamo un art factory, quindi siamo cantanti, attori, danzatori, videomaker e siamo, diciamo, una fucina molto ampia di artisti. Quindi Ci sta laddove. incuriosendo tutti perché è uno spettacolo veramente, l'hai detto tu stesso, originale per la prima volta portare Sì. Agatha Christie in scena come spettacolo, come danza. Veramente siamo curiosi di vedere come raggiungerai l'obiettivo e come scopriremo poi il finale. Allora, invece, a prescindere da questo momento qui al Teatro Cortese, i progetti futuri stai lavorando già a qualche altra cosa, visto che Sì, sei un vulcano? assolutamente. Ti ringrazio, sì, assolutamente. L'8 marzo saremo in scena con Romantica, uno spettacolo contro la violenza sulle donne che ahimè, è nato nel 2011 ad aprire il teatro di corte di Palazzo Reale. Dico ahimè perché a distanza di 10 anni, di 9 anni, è assolutamente terribilmente attuale e viene richiesto di volta in volta. E l'8 marzo io per le scolaresche deciderò di porlo, insomma, in vari istituti per trattare Questo questo argomento argomento. molto È uno importante. spettacolo che tratta proprio dell'incontro di un gruppo di donne all'interno di un centro antiviolenza e quindi tutto quello che passa una donna prima di Penso. arrivare poi a denunciare, insomma, quello che è il Bene. discorso. Erminia, ripetiamo le date del tuo spettacolo? Sì, il 15 febbraio qui al Teatro Cortese alle ore 21, Scaramacai, in dilettanza e non rimase nessuno. Troverete me e troverete 10 magnifici danzatori che vi aspettano e vi terranno con il fiato sospeso. Grazie, signori Erminia Sticchi. Grazie mille. Sentirai tutti gli occhi addosso a te. Sensazione più magica non c'è. Questo è il teatro, ricerca di un'identità, strano equilibrio tra dubbio e razionalità. Un espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione con grande slancio ed ironia.